Publi Acqua completa ad agosto il raddoppio della cosiddetta autostrada dell'acqua, la tubatura che porta l'acqua potabile dall'impianto di Anconella a Firenze, dal capoluogo di regione fino a Pistoia. Lavori che il prossimo 10 agosto renderanno necessario uno stop alla fornitura d'acqua per circa 400.000 persone distribuiti nei comuni della Piana, Pistoia, Prato, Firenze. Dobbiamo collegare il nuovo tubo alla tubazione esistente. La più grande tubazione di cui Publi Acqua dispone è un diametro di 1200 mm, dobbiamo svuotare il tubo esistente, dobbiamo collegare il nuovo tubo e lo faremo a partire dalle 21 del giorno 9 agosto, inizieranno i probabili disservizi a partire dalla mezzanotte, dalle 24 del 9 agosto e proseguiranno nel corso della giornata del 10. Le aree interessate dallo stop dell'acqua si suddividono in zone gialle, arancioni e rosse. Quest'ultime saranno quelle con la mancanza d'acqua più duratura, ma comunque limitata alla giornata del 10 agosto. Riguarderà 15 comuni, abbiamo una mappa, informazione dettagliata, diffusa per tutti i cittadini che a partire da oggi metteremo a disposizione. I cittadini saranno contattati telefonicamente, tramite SMS, attraverso i social, sia direttamente da Publi Acqua che dai comuni. Quindi consigliamo, chiediamo a tutti i cittadini non sprecare l'acqua nel giorno 10 di agosto. Attenzione però, perché lavori così estesi, così impattanti sulla popolazione, purtroppo ben si prestano a possibili truffe dell'acqua. Publi Acqua, l'azienda, è stata chiara a riguardo: mai far entrare addetti di Publi Acqua all'interno della casa perché sono truffatori. Publi Acqua non suona per andare dentro gli appartamenti, quindi chiunque dica e affermi di farlo per conto di Publi Acqua non è Publi Acqua, quindi attenzione, prestate massima allerta e di segnalare a noi e alle forze dell'ordine tali tentativi. Collegare il nuovo tubo